Presidente Prete, allora il 2019 sarà l'anno della svolta per il porto di Taranto? Ma così dovrebbe essere, ripeto, dopo in qualche modo l'avvenuta nuova gestione dell'Ilva, che avrà sicuramente a partire da novembre una ricaduta positiva sui traffici portuali. La venuta di un nuovo operatore importante come Ilport potrà sicuramente dare slancio anche ai traffici commerciali, oltre poi a sviluppare tutta una serie di situazioni collegate e relative all'indotto che si sviluppa intorno ai contenitori. La partita Ilport possiamo darla già per chiusa, per definita, o c'è ancora qualche incognita come il ricorso di quella relativo alla concessione chiesta da un altro operatore? Ma sicuramente non la possiamo considerare definita totalmente perché evidentemente c'è un giudizio al TAR pendente. Noi la riteniamo chiusa definitivamente perché anche laddove dovesse essere accolta la domanda del ricorrente, la volontà dell'ente sarebbe riconfermata perché è evidente che non possiamo perdere un operatore come Ilport nel porto di Taranto, è evidente che invece dall'altra parte non venivano offerte garanzie idonee per la gestione del terminal. In termini infrastrutturali, cosa cambierà nel 2019? In termini infrastrutturali dovremmo avere il completamento dell'ampliamento del quarto sporgente della Darsena, dovremmo avere finalmente l'avvio della gestione della piattaforma logistica, dovremmo avere l'ultimazione del centro servizi polivalente e in qualche modo contiamo di portare avanti gli altri lavori che sono tuttora in corso.